Oggi cominciamo qui da Imperio, un rapporto di collaborazione con Camera di Commercio. Io ringrazio Enrico Lupi, con il quale stiamo da tempo collaborando su molti temi. Oggi comincia da Imperia una serie di incontri che poi ci vedranno impegnati a Savona, già oggi, poi a Genova, Spezia, dove noi incontreremo imprenditori e professionisti per presentare loro due bandi di Regione Liguria. Parliamo di 13 milioni di euro, un bando legato al turismo, quindi a quelle figure professionali che spesso sappiamo sono ricercate dalle imprese per inserirle nel mondo del lavoro, pensiamo alla ristorazione, pensiamo a tante attività commerciali, ma non solo, anche tecniche, anche la cantieristica e tante altre figure, dove abbiamo impegnato circa 5 milioni di euro e daremo quindi nuovi posti di lavoro e cominciamo qui da Imperia a confrontarci con le imprese. Il secondo bando, sempre che illustreremo qua, che sono oltre 7 milioni di euro, va direttamente alle imprese e ai professionisti per la formazione del personale già occupato, ovvero le persone già assunte che hanno necessità e bisogno ovviamente di aggiornamento e di formazione. In questo bando inseriamo un aspetto importante, ovvero a quelle aziende che sono in crisi e quindi vogliono anche cambiare la loro destinazione d'uso e quindi occuparsi anche da altro e quindi hanno bisogno di nuova formazione. Per il loro personale noi daremo la possibilità con i nostri fondi di avere anche questo tipo di corsi di formazione che vanno oltre l'aggiornamento. Quindi un lavoro importante, 13 milioni di euro per la Liguria, un bellissimo rapporto con Camera di Commercio perché insieme dobbiamo dare risposte al territorio e credo che questa sia la strada migliore da percorrere. Oltre a questo focus, a questo obiettivo del migliorare, vi è proprio necessità cogente, dimostrato ormai dai fatti, dalla realtà di mercato, che abbiamo necessità di avere nuova forza lavoro e sempre di maggior qualità. Noi come sistema camerale siamo sinergici con la Regione Liguria. Rappresentiamo la casa delle imprese, quindi come dire, siamo interlocutori privilegiati in questo senso, siamo molto soddisfatti dell'impegno sia politico che finanziario per queste progettualità e quindi accompagniamo questa roadmap sede per sede per poter avere interlocutori sempre più informati e acculturati e credo che vi sia un'ottima risposta al progetto in essere. Quindi, 2024 ci attendiamo dei risultati positivi.